Ciao e benvenuto su Mondo Cane. In questo nuovo video oggi scopriremo insieme le caratteristiche di una piccola e dolce razza dalle lontane origini. Oggi vi presentiamo il Lhasa Apso. Prima di iniziare però ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. In questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati. Il Lhasa Apso è un cane presumibilmente nato da un incrocio tra un terrier tibetano e uno spaniel tibetano. In passato viveva nei monasteri della città di Lhasa, nella regione di Brahmaputra, in Tibet. Il suo nome significa capretta di Lhasa. Ha sempre goduto di grande rispetto e affetto. I monaci lo usavano come cane da guardia, ma soprattutto gli attribuivano un valore di portafortuna così grande da vietarne il commercio. Solo molti anni dopo, i primi esemplari arrivarono probabilmente in Inghilterra intorno al 1900, riportati da un colonnello che ottenne un maschio e due femmine. Fu solo negli anni 50 che il primo Lhasa Apso arrivò in Italia. Oggi non è molto conosciuto né particolarmente diffuso. Per quanto riguarda l'aspetto, è una taglia piccola, caratterizzato da una corporatura compatta, muscolosa, ma ben definita. L'altezza prevista dallo standard della razza non supera i 18-28 cm sia per i maschi che per le femmine, mentre il peso varia tra i 4,5 kg e gli 8 kg, sempre per entrambi. Il suo pelo invece può essere sia lungo che corto, in entrambi i casi dritto e fitto, così come il sottopelo che è morbido e abbondante. Grazie al suo folto pelo riesce a sopportare bene le basse temperature. Il pelo deve essere spazzolato regolarmente per evitare la formazione di nodi. Tende a perderne abbastanza, soprattutto durante i periodi di muta. Se non sai come gestire alcuni comportamenti del tuo cane, o vuoi capire come prepararti al meglio per l'arrivo di un nuovo peloso in famiglia, tramite il link che trovi in descrizione potrai parlare con Sara, il nostro istruttore cinofilo di fiducia, che ti guiderà verso la soluzione migliore per te e per il tuo amico a quattro zampe. Le colorazioni del mantello possono essere di tantissime tonalità. I più diffusi sono colore nero, fumo, miele, crema e oro. Il Lhasa Apso è una razza che si adatta a qualsiasi ambiente, in città come in campagna, con l'unica pretesa di non restare da solo per troppo tempo. Una passeggiata quotidiana soddisferà i suoi bisogni. Il suo carattere è quello di un cane sicuro di sé, dignitoso e coraggioso. Ha comunque un temperamento piuttosto estroverso, per cui ama giocare, correre e stare in compagnia del suo padrone e della sua famiglia. È consigliato come primo cane, si tratta di un cane intelligente e semplice da educare. Purtroppo non ama i bambini, specie se piccoli e o chiassosi. Purtroppo tende ad essere poco paziente. Verso gli estranei si rivelerà anche essere un buon cane da guardia. Non esiterà ad abbaiare e vi si dimostrerà subito diffidente. Con gli altri cani invece in generale va d'accordo, ma tenderà ad avere atteggiamenti da capo branco. Questa razza ha un'aspettativa di vita media di circa 16 anni, le condizioni climatiche del Tibet lo hanno reso un cane forte, robusto e dall'ottima salute. Può comunque soffrire di alcune patologie come la displasia dell'anca, problemi renali ereditari e problemi al metabolismo osseo. Per ultimo, ma non meno importante, è necessario pulire sempre occhi e orecchie perché è un cane che tende a sviluppare facilmente infezioni in queste zone. Nel video di oggi hai scoperto le caratteristiche e qualche curiosità su una piccola e particolare razza poco conosciuta, il Lhasa Apso. Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe, vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di iscriverti al canale e commenta questo video scrivendo la prossima razza che vorresti vedere. Saremo felici di pubblicare altri video sull'argomento. Per oggi è tutto. Se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto questo video, lascia un bel mi piace per supportare il canale. Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato per le prossime pubblicazioni. Da Mondo Cane è tutto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!